Gabriele, torna il grande tennis femminile ed è sicuramente una cosa molto importante per la nostra città, ma anche per la federazione che quest'anno, da quando c'è anche la tua gestione, possiamo dire sta andando avanti alla grande. Sì, sicuramente è un momento importante il ritorno del tennis internazionale femminile a Palermo. Direi che anche il coronamento di un momento magico per il tennis siciliano, che lo rappresentano i grandi risultati che abbiamo ottenuto a livello maschile con Marco Cecchinato, con Salvo Caruso, ma devo dire anche con tanti ragazzi e ragazze che stanno veramente andando bene. E in questo momento abbiamo un atleta palermitano in semifinale al torneo internazionale Under 16, torneo all'Avvenire a Milano, torneo importantissimo dove giocano i migliori ragazzi di tutta Europa, un'altra coppia di palermitani in finale di doppio, alcune atlete palermitane hanno raggiunto i quarti di finale, per cui devo dire veramente viviamo un momento bellissimo per il tennis siciliano. Il torneo del country fa parte chiaramente di tutto questo, è un fiore all'occhiello perché il secondo torneo in Italia a livello femminile e siamo orgogliosi che si gioca a Palermo. La federazione è stata al fianco del country, sia a livello nazionale, il presidente Pinacchi, il consiglio federale, noi qua a livello regionale abbiamo lavorato in piena sinergia col country per tutta una serie di eventi che vogliono promuovere il torneo. Tra l'altro il country ci ha anche dato la possibilità di avere una wild card nel tabellone di qualificazione che daremo alla giocatrice che si aggiudicherà un torneo a 8 che giocheremo la prima settimana di luglio, in cui giocheranno le migliori 8 giocatrici. Per cui io sono molto contento, molto soddisfatto. Il 22 giugno saremo a Monreale per un'altra manifestazione molto bella che è il tennis in piazza. Devo fare i complimenti ai dirigenti del country perché veramente hanno dimostrato che con la loro forza, con la forza degli sponsor e senza aiuto degli enti pubblici, perché non hanno avuto aiuto degli enti pubblici, stanno realizzando un torneo di grandissimo livello che sarà arricchito alla presenza di tantissime giocatrici, ma principalmente la numero 4 al mondo.